Grazie al fatto di essere in orbita da ben 25 anni, il telescopio spaziale Hubble ha ripreso degli eventi astrofisici nel loro divenire, come ad esempio i getti di plasma che vengono espulsi dai buchi neri, un fenomeno peraltro piuttosto raro da osservare con telescopi ottici come Hubble. I buchi neri attivi, come anche certe stelle di nuova formazione, espellono getti di gas che hanno una struttura filamentosa, collimata da potenti campi magnetici, dove bolle di materia che ricadono sul buco nero vengono risparate fuori come se fossero una serie di palle di cannone, piuttosto che come un getto omogeneo. L'ultimo film, realizzato con riprese di Hubble ottenute negli ultimi 20 anni, mostra un tamponamento cosmico, lo scontro tra due bolle di plasma espulse a velocità prossime a quelle della luce dal cuore di un buco nero supermassiccio al centro di una vicina galassia. Nulla di simile era mai stato osservato in un getto extragalattico. Secondo gli autori, tra cui Marco Chiaberge dell'INAF, l'ulteriore accelerazione impressa dallo scontro aiuta a comprendere come mai questi getti si estendano a così grandi distanze, mentre secondo i calcoli l'energia delle particelle nel getto dovrebbe diminuire molto rapidamente.